Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube, un qualcosa che non si verifica molto di frequente perché, come sapete, ormai mi sono spostato da tempo su Twitch, ma oggi vi porto un video che in tanti mi avete chiesto ed è il famigeratissimo tutorial sulle punizioni di FIFA 20. Di seguito farò scorrere delle immagini di punizioni segnate con questo metodo, come avete visto qui con Messi dal limite dell'area, perché appunto specifico che queste punizioni sono molto efficaci in un range che va dai 18 ai 23 metri più o meno. L'ho insaccata con una grandissima facilità. Adesso ci andiamo a rivedere il replay e poi nella punizione seguente spiego la tecnica. Vedete qui, punizione che va precisa sotto l'angolino. Adesso siamo ancora con Messi sui 20 metri. Bisogna prendere l'indicatore e metterlo sul limite della traversa. Una volta caricato con le due e mezzo di tacche, basta semplicemente fare con l'analogico destro l'effetto ascendere, che si fa facendo un movimento verso il basso e un altro verso l'alto, che deve essere preciso perché altrimenti rischiate che l'effetto sarà storto e quindi il giocatore calcerà d'effetto. Alle volte possono anche uscire delle cose simpatiche e quindi riuscire comunque a trovare la rete con quell'effetto lì, però io vi garantisco che il metodo migliore invece è assolutamente quell'altro. Adesso siamo ancora qui con un'altra punizione, agi, stesso metodo, lì mirato, effetto ascendere, palla che bacia il palo e si insacca. Come vedete ragazzi, non vi sto raccontando sciocchezze, mi sono allenato veramente tanto su queste punizioni e sono riuscito a trovare questa routine che mi permette di cogliere di sorpresa i miei avversari. È chiaro che magari a lungo andare, soprattutto contro un giocatore forte, muoverà il portiere, metterà un giocatore sul palo, eccetera eccetera, però soprattutto in VL, quando beccate dei giocatori più scarsi di voi, potrebbe essere un ottimo modo per portarsi in vantaggio. Ecco qui con l'ultima. È anche molto importante riuscire a prendere il time, ed se ci riuscite avete un boost ulteriore per poter appunto segnare la punizione. E nulla ragazzi, per questo video è tutto, come avete visto molto breve e molto conciso, anche secondo me abbastanza semplice, vi basterà un po' di pratica e credo che possiate tutti quanti replicare al meglio queste punizioni. Io vi saluto e vi do appuntamento su Twitch, dove mi trovate praticamente ogni giorno. Un saluto.